Ieri c'è stato un diluvio incredibile e mi sono chiesto su quale auto mi sarei voluto trovare in quella situazione. Questa. Exoratix, e questa è un Audi Q2 nell'allestimento sport, un modello con motore da 2000 di cilindrata, 150 cavalli, alimentazione diesel e cambio automatico S-Tronic, una vera bomba. Partiamo dalla carrozzeria. Come sapete, tutte le nostre auto sono pari al nuovo, ricondizionate e hanno superato il test dei 150 punti di controllo su elettronica e meccanica dei nostri automotive experts, e in questo caso notiamo già dalla carrozzeria che davvero è in condizioni ottimali. Infatti è un'auto aziendale con unico proprietario precedente, trattata direi benissimo. Auto super aggressiva, un SUV decisamente sportivo con queste linee morbide che si abbinano a quelle più dure che troviamo sul laterale. Ma torniamo sul frontale, davvero molto imponente, con il gruppo ottico con striscia LED. I cerchi sono in lega da 18 pollici e sono davvero freschissimi questi dettagli bicolor, non bianco e nero come siamo abituati a vederli, ma bianco e grigio chiaro, quasi un silver. Davvero dei dettagli freschi e giovanili che però non rendono questo SUV adatto solo agli under, ma anche agli over che vogliono distinguersi con uno stile inimitabile. Lato posteriore con sensori di parcheggio e lo scarico reale. Ma quanto consuma questo SUV dall'anima così sportiva? In media i consumi dichiarati sono di 4,8 litri per 100 km, quindi top. Bagagliaio da 355 litri con soglia di carico che è praticamente piana, quindi top 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 bagagliaio. Certo non è il SUV più grande di casa Audi, però comunque c'è tantissimo spazio anche nel lato posteriore con il terzo passeggero, che forse è un po' sacrificato perché il tunnel centrale è abbastanza presente, però comunque il divano è ampio, quindi si viaggia sicuramente comodi. Lato anteriore che si presenta come nuovo con questi bellissimi sedili in tessuto tripartito, con questi dettagli che riprendono il colore delle parti bicolor degli esterni. Plancia assolutamente di design con materiali premium e queste bocchette dell'aria che mi fanno impazzire con questa forma tondeggiante, davvero davvero bellissime. Volante in similpelle, dotato di comando vocale per le chiamate, navigatore, insomma abbiamo tutto a disposizione, comfort a non finire. Accendiamo il quadro e notiamo che quest'auto ha percorso 67.600 km. Occupiamoci ora della tecnologia presente a bordo di questa Audi Q2, abbiamo tutte le informazioni sulla vettura, le impostazioni del suono, radio, multimedia, connessione Bluetooth per lo smartphone, poi ho l'utilissimo navigatore satellitare con tutte le mappe di Audi sempre aggiornate, l'Audi Connect e le impostazioni di sistema. Tutto poi gestibile da questi pratici tasti analogici che mi permettono di non distrarmi durante la guida. Abbiamo già detto che il cambio è automatico S-Tronic, quindi davvero fluido, inserisco la retromarcia e attivo i sensori di parcheggio che abbiamo visto precedentemente. E con questo, amici, abbiamo finito. Davvero un super SUV questa Audi Q2. Se sei interessato, allora ecco il reminder: vai sul sito rattix.com, la puoi bloccare con soli 100 euro senza impegno e richiedere una video call con un nostro sales manager. La puoi ricevere comodamente a casa tua con igienizzazione e garanzia europea, e hai sempre diritto di recesso a 14 giorni. A me a questo punto non resta che dirti al prossimo video. Alla prossima auto!